venga finalmente il regno della divina luce elettrica. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico. Pugni, calci, dazi. Dal futurismo alla fantascienza, passando dai vecchi miti della cultura di destra, come Ezra Pound, Céline, l'epica e la fantasy di Tolkien, per arrivare all'immaginario culturale dei giorni nostri. Voi sarete la compagnia dell'anello. Grandioso. Dov'è che andiamo? Marzo del 1968, qui a Valle Giulia, gli studenti universitari romani di destra e di sinistra danno vita a una manifestazione con la quale nasce la contestazione nella capitale. Protagonisti di quegli scontri furono i ragazzi di destra e i ragazzi di sinistra, e il quotidiano di Roma Il Tempo il giorno dopo si scandalizzò perché anche i giovani missini stavano insieme ai giovani di sinistra a contestare il sistema. Lo spirito di Valle Giulia si rompe due settimane dopo, il 16 marzo del 1968, quando Almirante e Caradonna tentano un blitz dentro l'Università di Roma per liberarla, come loro sostenevano, dai contestatori. Ma in questo modo si alienavano dai tantissimi studenti di destra che erano stati a Valle Giulia, che stavano dentro l'Università di Roma e che pensavano che il 68 e la contestazione fossero un fenomeno che poteva declinarsi anche con la destra. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. Con l'occasione perduta del 68, la destra, la cultura di destra, perdono una partita storica e nasce in Italia l'egemonia culturale della sinistra. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. La Big Generation, la musica di Fabrizio De André, la cultura degli indiani d'America, sono fenomeni che sfuggono alle categorie classiche della cultura di sinistra, perché richiamano l'individualismo, perché richiamano una visione spirituale della vita, in qualche modo sono assai prossime alla tradizionale cultura della destra. Gran parte della nuova cultura di destra si alimenta di modelli cinematografici, c'è il cinema poliziesco all'italiana degli anni 70, c'è quello di Clint Eastwood con l'ispettore Callaghan. In tutti questi film c'è in fondo la figura dell'antieroe. Mario, attento! Uno studio sul cinema popolare è sempre stato fatto soltanto dalla cultura di sinistra. Da quando abbiamo riscoperto Matarazzo, cioè il Melò in poi, il cinema è sempre stato poco interessante per la destra. Cos'è stato? Un tifone? Una porta. Ci mettiamo sempre dalla parte sbagliata. La demonizzazione espressa dalla sinistra nei confronti di tanti personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, penso a Iacovitti accusato di qualunquismo, penso a Corto Maltese di Ugo Pratta, un personaggio accusato di individualismo e qualche volta addirittura di fascismo. Con questa demonizzazione è il sintomo di come nella seconda metà del Novecento la cultura della destra sia passata dal piano dell'accademia e della teorizzazione alta al piano dell'immaginario popolare. Dal futurismo in poi, la cultura di destra diventa terra di conquista per la sinistra. C'è ancora qualcosa da saccheggiare. Per la destra ci sono gli ultimi 20 anni di insomma, dominio berlusconiano, e quindi sarà semplice. È già storia, è già studio, in realtà è già roba nostra. Pensa che è strano, mi commuovo quando vedo un tricolore sventolare nel cielo. Forse potremmo anche sostenere che al cuore di tutto l'immaginario della destra c'è l'idea di dare un'anima alla modernità. E se dovessimo rappresentare questa cultura con delle metafore, parlerei di visione, di sogno, di avventura e di viaggio. Non è un caso, infatti, che tra i miti letterari della destra
c'è un grande scrittore di viaggi come Bruce Chatwin e c'è soprattutto tutta la grande narrativa di fantascienza. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?